L'agenzia Equitalia riduce drasticamente l'orario d'apertura dello sportello di Borgotaro e pare che a fine anno intenda sopprimerlo. Anche diversi esponenti del Partito Democratico Parmense e Valtarese si sono recati a Reggio Emilia per ascoltare il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che ha lanciato la sfida per le primarie. Dopo il successo della Movida International di Via Cassio, l'associazione La Cometa, a cui è stato devoluto parte dell'incasso, ringrazia gli organizzatori dell'evento. L'evoluzione del doping dai tempi di Bartali e Coppi ai nostri giorni, oggetto della puntata odierna della rubrica Beppe Conti racconta. Nella seconda giornata del girone F di Coppa Italia Liguria, il Santa Maria San Salvatore si è imposto per 2-0 sull'Angelo Baiardo di Genova. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Montagna ancora una volta penalizzata dal taglio dei servizi pubblici. Dopo la soppressione di diversi uffici postali e la riduzione dell'orario di apertura di altri, è ora la volta dello sportello di Equitalia. Siamo allo sportello Equitalia di Borgo Valditaro, quello che serve tutta l'Alta Valtaro. Qui la gente è venuta fino al primo di agosto a pagare le imposte, a pagare i tributi, a pagare la nettezza urbana, piuttosto che altre situazioni debitorie nei confronti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Tutto agosto è rimasto chiuso questo sportello, completamente chiuso, e dovrebbe riaprire, ma con una modalità diversa rispetto a luglio. Solo due giorni alla settimana, lunedì e giovedì dalle 8:20 alle 13, e poi voci di corridoio ci hanno detto che dal 31 dicembre questo sportello verrà completamente chiuso, obbligando le persone a far base dei servizi di pagamento presso le banche, la posta, che anche questa è stata ridotta in orario, e attraverso i tabaccai, e poi soprattutto a dover rivolgersi alla sede di Parma in caso di contenzioso, di consigli o comunque di consulenza. Matteo Renzi pare cominci a fare breccia anche in Valtaro. Il vulcanico sindaco di Firenze, impegnato nella sfida interna per le primarie del centro-sinistra, ha parlato alla festa nazionale del Partito Democratico di Reggio Emilia, scaldando il cuore ai numerosi convenuti con un discorso improntato al rinnovamento. Tra i presenti anche alcuni esponenti del PD parmense e valtarese. Per una nuova Italia non occorrono solo nuovi programmi, ma anche nuove persone che li sappiano mettere coerentemente in atto. Per cui bisogna procedere con un radicale ricambio della classe dirigente, soprattutto a livello generazionale. Parlando alla festa nazionale del Partito Democratico a Reggio Emilia, il 37enne sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha sollevato l'entusiasmo dei presenti con un linguaggio chiaro, diretto, comprensibile da tutti e con alcuni passaggi estremamente coinvolgenti. Ci sono due visioni del PD oggi. C'è la visione di quelli che pensano al PD come a una riserva indiana, dove meno siamo meglio è. Almeno i soliti noti continuano a comandare. E c'è una visione larga, più da prateria che non da riserva indiana, che è la visione che dice portiamo i cittadini, allarghiamo il campo del PD ai cittadini, ed è la visione che ha Bersani. Io dal mio punto di vista, nel dire a Bersani che questa secondo me è la versione giusta, non posso che dare due impegni, prendere due impegni. Il primo, che è quello di fare le primarie con a testa alta, con il cuore gonfio di emozione, ma anche con il grande desiderio di parlare dei problemi veri dell'Italia, e il secondo è quello di dire che se vinciamo proveremo a cambiare il paese. Se perdiamo, come vuole la correttezza interna di un partito, il giorno dopo saremo in prima fila a dare una mano a chi ha vinto, senza continuare a fare quello che fanno tanti, che tutte le volte che sono in minoranza in dissenso se ne vanno portando via il pallone. Se noi facciamo le primarie, stiamo restituendo ai cittadini il diritto di scelta, che sia nelle leggi elettorali, talvolta anche quella regionale toscana, sia nella legge elettorale nazionale, è stata tolta persino per i parlamentari. In altri termini, fare finalmente le primarie significa consentire di scegliere non soltanto i leader, ma anche i programmi, le idee, i suggerimenti. In Parlamento il principale problema è capire se cambia la legge elettorale. Nelle famiglie il problema è il lavoro per i giovani che non c'è. In Parlamento il problema è che tipo di coalizione si costruisce. Non è capire il potere d'acquisto. Allora, che cosa stiamo dicendo davvero a Massimo D'Alema e a quelli come lui?
Noi stiamo dicendo, a viso aperto, guardandoli in faccia e senza alcuna polemica personale, che secondo noi, secondo molti di noi, è finito il tempo nel quale persone che stanno insieme da 25-30 anni in Parlamento possono continuare a pretendere di decidere loro anche per il futuro. Che hanno già dato quello che dovevano. Nessuno può mettere in dubbio il fatto che un under 40 che prova a mettere in discussione gli equilibri del proprio partito, ma prova a mettere in discussione gli equilibri del partito e del paese, è tecnicamente una rovata. Per la situazione nella quale siamo, caro Federico, io penso che sia meglio essere arroganti che essere vigliacchi. Questi continuano a dire Renzi, ma Renzi è uno. Quello che sta accadendo nel paese e nel PD e che forse dai palazzi romani non ci si rende conto a sufficienza è che c'è una incredibile esodo di sindaci dalle posizioni ufficiali del partito che dicono no, mettiamoci in gioco e giochiamocela fino in fondo. Se vinciamo le primarie nuove si rovescia il ragionamento sulle alleanze. Le alleanze non sono più con Casini, con Vendola, con Di Pietro. Le alleanze sono con i cittadini che votano il programma delle primarie. Perché ci vogliamo ricordare, no, siamo a Reggio Emilia, siamo a qualche chilometro da Scandiano, che noi le elezioni le abbiamo vinte due volte nel contro Berlusconi, nel 96 e nel 2006. E tutte e due le volte in cui le abbiamo vinte con un signore che si chiama, e si chiama ancora ovviamente, Romano Prodi, in tutte e due le circostanze è accaduto un fatto abbastanza spiacevole per chi crede al centro-sinistra. Gli stessi dirigenti del centro-sinistra hanno tramato contro Prodi per mandarlo a casa chiamando la strada a Berlusconi. Perché quando parla di euro andrebbe ricoverato e fatto vedere da uno per bene, cioè quando parla di euro. Quando parla di cambio della classe dirigente dice una cosa che sta nel cuore delle persone. I temi di Grillo non sono i temi miei, i temi di Grillo sono i temi su cui la gente parla costantemente. O noi siamo capaci, da amministratori saggi e previdenti, di risolverla noi in partenza della vicenda e di evitare che la piena arrivi nelle città, oppure sarà naturale che ci portiamo dal 3% al 15%. Dal 3% al 15% vuol dire che non si sente l'elezione. Perché vedo che ci sono già i papelli dei leader del centro-sinistra su chi fa cosa, su chi va a fare il presidente della Camera, chi dice che si sono già messi d'accordo, pare su tutto. Beh, c'è il piccolo particolare che se non si vince stavolta, dopo quello che ha fatto Berlusconi in questo vent'anni, perché noi siamo capaci di tutto, persino di perdere nelle prossime elezioni, mettiamoci a lavorare con la gente anziché con i papelli delle Camere. L'atto di beneficenza che il comitato di Via Cassio compie ogni anno donando parte dell'incasso della festa di quartiere ad un sodalizio di volontariato locale è andato quest'anno a favore dell'associazione La Cometa, che porge i propri ringraziamenti. I volontari dell'associazione La Cometa intendono, attraverso la nostra emittente, ringraziare sentitamente e pubblicamente gli amici del sodalizio di Via Cassio per l'attenzione, la generosità e la disponibilità dimostrata organizzando la Movida International che ha avuto luogo sabato 25 agosto. Infatti, parte di quanto ricavato durante la serata, che ancora una volta si è rivelato un successo, è stato devoluto a questa associazione, che si occupa degli anziani ospiti della residenza protetta Selene Conti di Borgo Valditaro, nonché del sostegno alla struttura medesima. Un grazie di cuore, scrive la presidente della Cometa Renata Scaffardi, va in particolare al signor Achille Perazzi, anima instancabile della manifestazione, che con la sua simpatia e capacità organizzativa ha saputo, insieme ai suoi collaboratori, attirare centinaia di persone offrendo un intrattenimento vario ed allettante per tutti gli intervenuti. Molto soddisfacenti, prosegue la presidente Scaffardi, anche le donazioni raccolte presso il nostro banco informativo allestito all'interno della Movida e di cui dobbiamo ringraziare tutti quanti hanno contribuito, dimostrando grande sensibilità nei confronti di una fascia di età, quella degli anziani, assai fragile e molto spesso scarsamente tenuta in considerazione. Ancora una volta, concludono i volontari della Cometa, un grazie di cuore a tutti.
Il comitato organizzatore della Sagra del Fungo, fiera delle produzioni tipiche di Borgotaro, comunica che per avere accesso alla serata di degustazione in programma presso la palestra di Via Piave venerdì 14 settembre alle ore 20:30 sono rimasti pochissimi biglietti. Chi desiderasse acquistarli deve rivolgersi all'ufficio turistico in piazza Manara sotto i portici del municipio, che è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19, alla domenica solo. Solo al mattino. Il gruppo di volontariato vincenziano di Borgo Valditaro informa che la mostra di piccolo antiquariato e modernariato d'epoca, in corso presso l'esposizione in via Cesare Battisti, rimarrà aperta sino a lunedì 17 settembre compreso, al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 17 alle 19. L'Istituto Comprensivo di Borgo Valditaro comunica che giovedì 6 settembre alle ore 16 presso le rispettive sedi di via Montegrappa in Borgotaro Capoluogo e via Ungheria nel quartiere San Rocco i docenti incontreranno i genitori dei bambini della scuola d'infanzia per illustrare le modalità organizzative in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2012-2013. L'Istituto Comprensivo di Bedonia Compiano Tornolo informa che l'incontro preliminare con i genitori degli alunni nuovi iscritti avranno luogo per la scuola d'infanzia giovedì 13 settembre alle ore 17 e per la scuola primaria lunedì 10 settembre alle ore 17.